Confronto fra LG Nexus 5 e Motorola Moto G, i due low cost di casa Google. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Quelli che vedete davanti a voi sono LG Nexus 5 e Motorola Moto G. Sono i due low cost Google perché? Beh, il primo perché è un Nexus prodotto da LG ma commercializzato da Google. Il secondo perché è uno smartphone Motorola azienda di proprietà Google. Due low cost un po' diversi, però anche simili sotto certi punti di vista. Low cost al prezzo di 349 per LG Nexus 5 e 199 per Motorola Moto G, quindi comunque due fasce di prezzo comunque diverse, ma entrambe molto molto convenienti per il tipo di prodotto che vi mostreremo. Qualche differenza? Beh, intanto cominciamo dalle dimensioni, quindi dalla dimensione dello schermo. Abbiamo un 4 pollici e 95, quindi diciamo 5 contro un 4 pollici e mezzo. Risoluzione Full HD, risoluzione HD. Tecnologia dello schermo TFT per entrambi. Il peso 130 contro 143 grammi, quindi sì, il Nexus 5, pur essendo più grande, pesa di più. Abbiamo poi fotocamera da 5 megapixel per Motorola Moto G e da 8 per Nexus 5, entrambi con LED flash, entrambi con autofocus. Nexus 5 però fa video a 1080p, 720p per il Motorola Moto G. Non sono due campioni di fotografia, però comunque Nexus 5 fa foto direi quasi nettamente migliori di Motorola Moto G. Abbiamo due processori quad core, uno Snapdragon 800 e uno Snapdragon 400 da 2.3 e da 1.2 GHz, 1 GB e 2 GB di RAM, disponibile in Italia da 8 e 16 GB di memoria interna non espandibile e questa sempre non espandibile ma da 16 e da 32, batteria da 2300 mAh e da 2070 mAh. Connettività LTE, quindi più veloce, reti 4G per LG Nexus 5, e anche connettività Wi-Fi AAC-BGN, cosa che invece è solo BGN sul Moto G. È presente l'NFC e l'uscita video tramite adattatore su LG Nexus 5, su Motorola Moto G no, però sul Motorola invece è presente la radio FM. Allora, avviciniamo un po' l'inquadratura, portiamo i due contendenti, due androidi trasparenti fuori dallo schermo e incominciamo a guardare un attimo i due dispositivi. Allora, intanto qui è presente Android 4.4 KitKat, qui il 4.3 Jelly Bean. Sul Moto G arriverà a gennaio Android KitKat, questa è una promessa di Motorola. lo schermo c'è da dire che lasciandolo in automatico, quello di Nexus 5 tende a sparare la luminosità decisamente più alta di quella di Moto G, che invece rimane un pochino più parsimoniosa e spara un pochino più sui bianchi. Fra i due schermi, a parità, se fossero a parità di prezzo, io ovviamente propenderei come vincitore quello di Nexus 5, però essendo i prezzi diversi è difficile valutarli in questo modo. Guardate i neri, ma non fate caso però a queste schermate, perché le tonalità dei neri sono diverse. Quindi le due luminosità, partiamo dal minimo. Queste sono le luminosità al minimo. Arriviamo fino a metà e vedete come già Nexus 5 spari abbastanza sul bianco. Poi c'è anche la videocamera che tende a peggiorare questa cosa. Se li portiamo al massimo, questa cosa è ancora più accentuata. Tende un pochino più a sbiadire quello di Nexus 5, che comunque è un ottimo schermo, sia ben inteso. Cosa succede però? Allora, facciamo una cosa. Portiamo la luminosità a metà e guardiamo cosa succede inclinando il telefono. Succede che gli angoli di visione rimangono buoni e questa cosa del bianco però tende più che altro a rendere un pochino più difficile la lettura del testo, ma lo schermo rimane molto ben visibile. Facciamo lo stesso test anche con Motorola Moto G, a parte che il testo della home sono
i nomi delle icone, quindi sul Moto G invece rimane tutto un pochino più nitido. Sono due schermi bellissimi, a parità di prezzo vincerebbe quello di Moto G magari. Ecco, se avesse lo stesso prezzo, quello di Moto G potrebbe essere considerato vincitore se avesse il Full HD. Sono però comunque due prodotti ben diversi. Ammetto che forse non mi sono spiegato molto bene. Comunque, ok, allora diciamo che essendo in due fasce diverse, vince lo schermo di Moto G. Cioè, al prezzo per 200 euro questo schermo è meglio di questo schermo a 350. Però, se costassero uguali, lo schermo di Nexus 5 sarebbe quello vincente, anche perché è un Full HD, è più definito. Mi sa che ho detto esattamente l'opposto prima. Comunque, questo è quello che volevo dire, scusate la confusione. Allora, facciamo una cosa. Carichiamo. Allora, la rete in questo momento è un attimo satura, quindi per quanto riguarda i tempi di caricamento ci vorrà un pochino per entrambi e non fate particolarmente caso ai tempi di caricamento. Ok, ci siamo quasi. Aspettiamo che carichino un po' tutte le immagini. Comunque avete visto, la rete in questo momento è satura, però più o meno il tempo di caricamento è simile. Ok, hanno finito praticamente insieme. Qui le immagini. Ok, una volta che i due siti sono caricati, le prestazioni sono simili. Quindi, nonostante i due processori diversi, vedete, prestazioni praticamente uguali. Qualche forse minimo glitch in più sul Moto G, ma veramente, veramente poco. Voglio fare un test per. Allora, facciamo una cosa. Siccome io vorrei che la RAM fosse vuota, li spengo entrambi e facciamo prima un test sulla velocità di accensione e poi sulla velocità di apertura di Riptide GPU2. Più o meno entrambi hanno un numero simile di applicazioni installate, quindi la cosa è paragonabile. Ovviamente qui Nexus 5 ha 2 GB di RAM, che anche in fase di avvio fanno decisamente comodo. Infatti, Nexus 5 è già pronto e ora è pronto anche Moto G. Comunque, ci è voluto veramente poco di più. Anche andiamo quindi a pescare Riptide GPU2. Pronti, attenti, via. Pronto su Nexus 5. Pronto su Moto G. Quindi un po' questi sono, diciamo, una specie di benchmark per testare la potenza, perché poi il gioco di per sé, l'avete visto sia in entrambe le recensioni, funziona molto molto bene. Prova del GPS, entrambi a freddo, quindi senza fix precedente. Parte subito in vantaggio il Moto G. Siamo ovviamente al chiuso, quindi in realtà il test è ancora più valido perché siamo in una condizione sfavorevole, entrambi sono connessi a Wi-Fi, quindi sfruttano a GPS. Ok, fix per Moto G è già avvenuto e fix è avvenuto anche per Nexus 5, quindi anche se, come vedete, Moto G ha fatto il fix con due satelliti, mentre invece Nexus 5 ne ha aspettati 4. Comunque sono condizioni differenti,
che entrambi possono essere soddisfacenti. Vedete, l'accuratezza è praticamente identica. Detto questo, volevo. Ok, allora. Fare un test audio. Allora, sull'audio non ci sono differenze enormi, ma quelle che ci sono a favore di Motorola Moto G, che ha soprattutto un volume un pochino più alto. La qualità non è eccelsa, ma il volume è un pochino più alto. E soprattutto è anche molto buono il fatto che nonostante lo speaker sia qua dietro, quando viene poggiato su di un piano il suono non si attenua, vista la sua forma un po' stondata. Ovviamente Nexus 5 dalla sua, che se magari anche lo poggiamo su un cuscino dove questo rimarrebbe tra virgolette fregato, Nexus 5 ne uscirebbe vincitore. Per quanto riguarda l'ergonomia, Nexus 5 ha un peso che è sicuramente inferiore e in tasca può essere un vantaggio, però Moto G è, sebbene un pochino più pesante in mano, comunque dia una sensazione di solidità superiore a quella di Nexus 5, questo è grazie al peso. È più compatto, ma questo ovviamente è per lo schermo, sono considerazioni abbastanza semplici. Vi voglio anche far vedere la fotocamera, che è abbastanza diversa per come è pensata. Quella di Nexus 5 ha il focus con il tap, ha le opzioni tutte qua che possono essere attivate anche con questo scomodissimo menu. Per passare al video bisogna andare qua e passare alla modalità video e poi di nuovo a quella foto. Velocità di scatto, se non si è già fatto il focus. Esatto, questa non è a fuoco. Ok, questa è a fuoco. La velocità non è niente di che. Per quanto riguarda Moto G, la fotocamera è abbastanza scarsa. Ha il vantaggio di avere il tasto di ripresa accanto a quello di scatto, dove il tasto di scatto, tutto lo schermo è un tasto di scatto. Quindi adesso premo e la fotocamera scatta. Scatta veloce, anche se poi vedete la foto, l'anteprima va via solo dopo qualche secondo. Io ho abilitato il Tap to Focus, che funziona diversamente rispetto al Nexus 5. Qui questo cerchio va spostato e poi scatta. L'interfaccia è assolutamente vincente quella di Moto G, però alla fine comunque quello che conta sono gli scatti che vengono fuori, che ripeto, benché non siano un granché su nessuno dei due dispositivi, quelli di Nexus 5 sono comunque migliori, anche perché comunque è dotato di stabilizzatore ottico. E nonostante, come dicono gli inglesi, questa fotocamera sia un po' hit or miss, cioè o tutto bene o tutto male, al buio Nexus 5 comunque in scarsa luminosità dà il meglio di sé. Sono quindi due dispositivi, differenti, destinati a fasce di utilizzo ovviamente differente. In rapporto al loro prezzo, questo dispositivo è più conveniente di questo, nel senso che avrete uno schermo un po' più grande, con una risoluzione maggiore, però alla maggior parte delle persone che intendono spendere poco, non sono fattori di così grande importanza. Magari, ecco, la fotocamera un pochino più lo spinge verso questo. Anche il processore, quello di Nexus 5 è l'ultima generazione, potenza pura, ma non che quello di Moto G sia male, anzi è un ottimo processore anche quello di Moto G. Quindi, a parità, scusate, avendo prezzi differenti, i 200 euro di Moto G sono spesi ancora meglio rispetto ai già ottimi 350 per LG Nexus 5. Per questo confronto è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.